Ciao a tutti, sentite in lontananza la sigla di Lupin. Su questa nave chiamata concerto, probabilmente ci sarà, immagino, un concerto, oltre che la cena e quant'altro. Mi trovo nella zona del porto di Kobe, là dietro c'è la torre di Kobe, appunto, e qua invece una ruota panoramica di discrete dimensioni, direi. Faremo io insieme a voi questa passeggiata qua nella zona del porto e magari vi parlo delle solite cose, di qualcosa insomma che mi viene in mente man mano. Molta gente che sta salendo su questa piccola crocierina, quindi direi di fare un giretto. Qua c'è, eccolo qua, il vento che darà non poco fastidio alla comunicazione tra me e voi, oltre che rovinarmi i capelli. Ah, avevo visto qua quella cosa là prima. Non so neanche se ho voglia di farmi le scale per mostrarvela. Sì, dai. Qua c'è Ampaman Children's Museum and Mall. Cioè, praticamente per i bambini piccoli piccoli questo è il best del best. Vi voglio far vedere quella cosa, tanto per ridere insieme. Per ridere, insomma, tanto per far ridere qualcosa. Scusate che ho mosso un pochino. Guardate, vedete? Praticamente in questa piscinetta c'è questa cosa rotonda e costa anche parecchio entrarci. E si può giocare, come dire, continua a ruotare. Vedete, una persona, due persone, 3 minuti, 900 yen. Praticamente gira e si gioca così. Qua invece ci sono dei mini pedalò carini. Molti mi scrivono e mi chiedono, non parlo relativo a questo. Ah, qua 800 yen per salire. Penso ne valga la pena quando è sereno, ma oggi non credo che sia proprio il massimo. Siamo già fortunati a non trovare la pioggia, che come vedete fino a poco fa pioveva. Niente, molti mi scrivono, mi chiedono: "Ah, Marco, dimmi quali carte di credito funzionano in Giappone, qua, là posso prelevare con là, posso prelevare con là, nana". Allora, sul mio sito www.marcotogni.it intanto trovate un articolo in cui vi parlo delle carte accettate, i vari problemi che ci sono stati con alcune carte, eccetera eccetera. Quindi non scrivetemi chiedendomi questa informazione, perché già la trovate sul sito, perché è proprio una cosa che mi state chiedendo in molti in questi giorni. Che fatica a fare le scale. Praticamente vi volevo dire che insomma molti mi chiedono questa cosa. Io consiglio sempre di portare i contanti in Giappone, perché io porto spesso Giappo Tour, c'ho sempre questo problema, cioè che alla fine arrivano le persone e dicono: "Ah, mi dici dove prelevare?", poi vanno e non funziona la carta. Vabbè, però un'altra carta e non funziona. Non è che tutti hanno questo problema, perché a molti funziona. Poi su internet, sapete, ci sono i soliti sapientini che dicono: "Beh, ma io avevo Mastercard e funzionava alla grande". Sì, anche a me Mastercard funziona alla grande, personalmente, ma ho visto delle Mastercard che non funzionavano. Ho visto delle altre carte che alcuni funzionano, alcuni no, la stessa carta. E quindi il mio consiglio è proprio portare i contanti. Le carte di credito portatele, ma solamente così, in situazioni di emergenza, e comunque non fateci troppo affidamento. Prima cosa, nei negozietti più piccoli non le accettano, neanche nei ristorantini, soprattutto i più piccoli, appunto. E poi seconda cosa, c'è proprio il problema che non sempre funzionano bene. Poi voi mi direte: "Ma la mia banca mi ha garantito che funzionano". Sì, ma anche quelli che vengono con Giappo Tour dicono sempre: "La mia banca mi ha detto che funziona all'estero, in tutto il mondo". Poi alla fine c'è sempre qualche problema, non per tutti, però su 20 o 15 diciamo che almeno uno ha sempre un problema con la carta, almeno uno, a volte anche due. Quindi diciamo avete un buon 10-20% di possibilità, no scusate, 5-10% di possibilità che la carta non vi funzioni.
Quindi evitate di fare i sapientini perché poi insomma va a finire che non è proprio un granché, poi quando arrivate qua senza neanche un soldino. Questo è un ristorante tutto a buffet con anche sushi, wow, sushi, crostacei, anche granchio, pasta, pesce a volontà, non costa proprio poco, 2600 yen, però mi sembra abbastanza interessante, dico abbastanza interessante. Perché poi questi posti qua a volte si entra e poi boh, si rimane un pochino così. Qua c'è l'Oyster Bar, dove potersi mangiare un po' di ostrichette. Anche se le ostriche migliori si mangiano a Miyajima. Allora, ostriche fritte, due pezzi, 6,50. Ostriche marinate, 8,50. Ma a Miyajima, l'isola di Hiroshima, l'isola vicina di Hiroshima, si mangiano le migliori ostriche di tutto il Giappone. Veramente fantastiche. Là. Io le ho mangiate e vi garantisco che se le provate lì veramente rimanete a bocca aperta. Niente, dicevo questa cosa delle carte di credito e poi l'altro giorno ridevo perché mi hanno fatto venire in mente alcuni partecipanti al Giappo Tour che adesso sono già tornati in Italia, e mi faceva ridere perché mi hanno fatto ricordare, una ragazza soprattutto, mi ha fatto ricordare un commento che c'era qualche anno fa, due anni fa più o meno, su internet, su un gruppo, e praticamente una ragazza italiana, cioè la demenza fatta a persona, praticamente adesso non mi ricordo esattamente com'era il contenuto del messaggio parola per parola, però fondamentalmente lei diceva, cioè lei sparlava di una, tipo c'era un'associazione che trova alloggi per gli italiani che vogliono venire a studiare in Giappone, e questa ragazza, praticamente tutti ne parlavano bene di questa associazione, io non la conosco, quindi non faccio neanche il nome e non voglio farlo, e quindi non conoscendo bene la situazione insomma dell'associazione non è che posso dire se la consiglio o no. Sicuramente però faceva ridere il messaggio di questa ragazza che diceva praticamente che lei sconsigliava caldamente di rivolgersi a loro perché lei si era trovata malissimo. Dopo tipo 10 commenti di gente che era andata, tutti entusiasti, ah perfetto, tutta la grande, lei invece mi sono trovata malissimo. Allora gli hanno chiesto, ma scusa, ma perché ti sei trovata male? Piccola parentesi, e potremmo andare fino lì sotto la torre, poi torno indietro e vado di qua, se vi va bene. Allora gli hanno detto, ma perché ti sei trovata così male? Cos'è che è successo? E questa scema ha detto che lei praticamente si era trovata male con la famiglia da cui era ospite e aveva chiesto di essere spostata ad un'altra famiglia, ma non l'avevano spostata. Allora chiaramente mi sembra io stesso ho chiesto cosa era successo, perché immagino che se uno dice che non si trova male con la famiglia che la ospita, o c'è una famiglia con una situazione particolare, con il papà ubriacone, o che l'han picchiata, o che non la considerano, o che le fanno fare delle cose in casa, dei lavori, non lo so, che lavori forzati, boh, che ne so. Cioè, gli ho chiesto semplicemente, scusa, sta piovendo, bene. Le ho detto, ma cosa ti è successo che ti lamenti così? Cosa è successo in questa famiglia? Mi spiace che, insomma, sei andata in Giappone, tutta brava gente, di solito. Cosa è successo? Sapete cosa è successo? Non l'avevano portata a Disneyland. Cioè, ve lo giuro, non sto scherzando, ok? Non è uno scherzo dei miei. Vi giuro, questa ragazza si era lamentata con dell'associazione che non l'avevano cambiata di famiglia, che lei si era lamentata che si trovava malissimo. Perché? Perché non l'avevano portata a Disneyland. Perché tutte le altre famiglie portavano
i ragazzi e le ragazze, insomma, ospitanti a Disneyland almeno una volta e lei invece no. Cioè, vi rendete conto del livello di demenza a cui siamo arrivati? Scusate che devo aprire l'ombrello perché qua sta veramente venendo il diluvio universale. Ok. Cioè, io cioè, ma vi rendete conto che c'è gente che sparla, che uno dice io sconsiglio caldamente, perché? Cioè, non aveva detto il perché. Dopo, quando le abbiamo chiesto perché, perché non mi hanno portato a Disneyland? Cioè, è come dire, sconsiglio un ristorante caldamente perché fa schifo, è brutto, perché, non so, perché... perché hai tovaglioli bianchi invece di giallini, che a me piace di più. Ma che? Cioè, se non ti hanno portato a Disneyland non è un obbligo della famiglia. La famiglia che ti ospita dovrebbe essere una famiglia che, se ti danno da mangiare, se ti danno una stanza, se ti accudiscono per quel mese, se sono mediamente carini con te, non è che ti devono fare gli schiavetti che ti portano dove vuoi tu. Questo mi sembra abbastanza logico. E invece per questa ragazza non era poi tanto logico e si lamentava di questa cosa e... che vi prego, menatela. Infatti anche su internet tutti le dicevano di stare zitta perché aveva fatto un po' la figura meschina. E vabbè. Questa è, insomma, la torre del porto di Kobe. Laggiù c'è l'aeroporto, un po' più in là, e questa zona qua di sera è molto romantica e bella. Adesso che è giorno e in più piove, non è proprio il massimo. Però ci tenevo comunque a farmi questa passeggiatina con voi, perché ho detto magari a qualcuno potrebbe piacere questa zona, anche perché poi ci dovrò tornare tra qualche mese qua, e quindi potrebbe essere carino farci un giretto adesso e poi magari tra qualche mese, quando potrebbe essere più interessante. Poi magari nella seconda parte del video vi racconto di un'altra cosa un po' bizzarra che mi era capitata in un Giappo Tour. Io mi sono sempre trovato bene con tutti i gruppi di Giappo Tour, ovvio che con qualcuno magari... Sapete, io credo che il 10% della popolazione sia formato da deficienti. Scusate se lo dico, ma fondamentalmente la percentuale è quella, nel senso che se voi considerate, non so, pensate alla vostra classe, alle superiori o alle medie o al lavoro, se voi considerate 10 persone è abbastanza probabile che almeno una non sia proprio né simpatica, né intelligente, né altre cose. E quindi, sapete, su un gruppo, quando si va in viaggio in gruppo, è abbastanza normale che su 15-20 persone ce ne sia almeno una che, insomma, così. E quello che faccio io con Giappo Tour generalmente è cercare di fare in modo che tutto funzioni alla grande, e direi che ci riesco anche. Poi ogni tanto succede qualche cosa un po' bizzarra di cui poi ve ne parlo nella seconda parte del video, che quella volta mi sono un po' messo a ridere e ho detto però di questo ve ne parlo dopo. Qua vicino c'è un evento questa sera, credo che canteranno e balleranno più di quanto stanno facendo in questo istante. Adesso ci arriverò, tra poco. Qua vediamo se... Vedete, questo mi fa attraversare come i vigili fuori dalle scuole. Non piove più. Qua in Giappone piove sempre così. Cioè accendono, spengono, accendono, spengono, accendono, spengono. Sempre così. Poi però voglio andare in quella direzione, lassù. Anzi, vi faccio vedere la mappa così per farvi capire dove andremo poi. Dico andremo io insieme a voi sempre.
sto camminando così perché almeno non mi si bagna lo zainetto dopo. Allora, noi praticamente siamo qua adesso. Qua a destra, praticamente là dietro dove cantano. Poi qua si può salire e poi si può andare verso la stazione di Minato Motomachi, oppure di là c'è Motomachi Station sulla Hanshin. E prima eravamo di qua, qua c'è Mosek dove ero all'inizio, ok? E poi si può andare ad esempio qua, oppure qua c'è il memoriale del terremoto che c'è stato qui a Kobe nel 1995. Questo qua dietro è il parco Meiriken. Niente, allora questa è la mappetta, ve la siete studiata un pochino, vi faccio vedere queste mappe perché poi almeno quando poi arrivate qua vi ricordate, dite: ah sì, Marco Toni aveva fatto quel giro là, ma sì, dai che non è male, facciamolo anche noi. E quindi niente, ci vediamo alla seconda parte del video così vi racconto quella cosa. Intanto vi invito a visitare il mio sito www.marcotoni.it al prossimo video della seconda parte. Ciao ciao!